Allora ringraziamo Mario Rossano, che quest'anno è riuscito a farci una dimostrazione un attimo più pratica rispetto a quello che già avevamo visto l'anno scorso. Ci sono domande? Una domanda riguardo la presentazione. Sì. Ma la scena del film era presa da Star Trek Next Generation o da un film? Da un film. Quale film? Aspetta, è... Primo contatto. Benissimo. Questo Star Trek Primo contatto. Che l'ho confuso dalle divise che non erano quelle di Next Generation. No, è perché sono un po' più avanti, diciamo, una decina d'anni dalla Next Generation. Ti posso dire però Peace, Long Life and Prosperity. No, volevo fare una domanda, allora. Sì. Ho visto che per decrippettare il file ha messo più tempo. Sì. E, cioè, non lo so, di solito quando noi criptiamo una cosa, cioè la criptiamo magari una volta e la decriptiamo più volte, quindi non potrebbe essere uno svantaggio, cioè il fatto di avere un tempo quasi il doppio. Allora, sì, c'è una più che dove un 35-40%, poi dipende dai casi. Questo è vero, però devi considerare due aspetti. Un aspetto, ci sono sempre dei compromessi. Se tu vuoi un sistema sicuro, e quindi un sistema per sicuro matematicamente, dico di nuovo, quando per ogni tipo di cifratura tu hai sempre un alfabeto differente, in modo tale che non hai punti di aggancio, di analisi, questo lo paghi in fase di decifratura, perché devi fare molte più verifiche di quante non fai in fase di cifratura, perché l'algoritmo deve verificare che quelle cartesiane che sta leggendo nel crittogramma corrispondano a quelle che sta calcolando in quel momento. Quindi hai una serie di condizioni in più da dover assolvere. Ciò detto, l'algoritmo è in fase di ottimizzazione, e lo è, insomma, anche se purtroppo non con il tempo che mi piacerebbe dedicargli. E quindi gli ambiti applicativi quali sarebbero? Cioè, visto che se magari non si ha bisogno di tantissima sicurezza. Se non si ha bisogno di tantissima sicurezza, è ovvio che, voglio dire, anche una S128 ti dà un'ottima sicurezza. Con il 256 è quello, diciamo, con cui si classificano i documenti top secret al Pentagono, però questo qui ti dà delle possibilità, secondo me, in più. Intanto non ha una chiave in bit fissa, perché la puoi decidere quanto vuoi tu, non è che va da 128 a 256, se te la vuoi fare a 4322 lo puoi fare. E questa particolarità ti dice anche un'altra cosa, che la chiave in bit grande non ci interessa proprio per nulla, perché anche da una chiave molto piccola si sviluppa comunque un livello di complessità notevole, per cui, voglio dire, ecco, puoi usare chiavi piccole. Usare chiavi piccole è utile nelle comunicazioni, perché l'algoritmo di scambio della chiave se la passa, insomma, dopodiché si potrebbe immaginare di avere una comunicazione tra due punti basata su FNA, per esempio. No, sono sempre vari ambiti di applicazione. Ok, abbiamo un'altra domanda? Qualche specifica sul funzionamento, sulla complessità computazionale, sulla sicurezza dell'algoritmo, è reperibile da qualche parte oppure è ancora segretata? Allora, no, assolutamente, è tutto aperto, c'è un articolo su perl.it dove c'è una descrizione abbastanza minuziosa di tutto l'algoritmo, della genesi. Quindi su c'è un teorema che garantisce la operazione di reversibilità, perché avrete intuito che se ho nel crittogramma due coordinate cartesiane uguali, ovviamente l'operazione di decifratura non è più possibile. Ho trovato una condizione sufficiente che mi permette di avere anche la certezza nella reversibilità. Comunque è tutto pubblicato su perl.it. Cerchiamo, Presidente, qual è il nome da cercare dell'algoritmo? Non sento la domanda. Il nome dell'algoritmo da cercare su perl.it precisamente? FNA. FNA. Va bene, grazie. Prego. Grazie mille a Mario Rossano.